E con la magia dell'editing. Allora, nome, cognome e che classe fate? Martina De Dominicis, primo scientifico. Leonardo Biason, quinto scientifico. Che cosa ti ha spinta a diventare rappresentante? Cioè, perché mi piace aiutare gli altri, quindi mi sono messa un po' in gioco aiutando gli altri. Mancava un po' un punto di riferimento stabile nella classe, quindi qualcuno doveva pur farlo. Ho detto, dai, perché no? Martina, come ti è sembrata l'organizzazione del ballo? Ti sei sentita a tuo agio? Sì. Devi essere contenta, devi essere promotrice di quella che è stata la campagna del ballo delle matricole. Grazie. Cioè, che devo dire, no? Capito. Sì, ti è piaciuto, non ho capito, scusa. Sì, è stato molto ti è piaciuto, magari ci fare in particolare. Cioè, come è stato il ballo delle matricole in generale? Poi sono un cazzo. No? Intanto dai cavoli. Bello. 92 minuti di applausi. Leonardo, invece è stato difficile organizzare il ballo? Difficile e frustrante. Ci sono stati molti punti rognosi. E, io sono molto fiscale, quindi ho preteso molto dall'organizzazione. Nella tua classe, vige una repubblica o una monarchia? Ma che cosa? Sai, questa è una buona poesia. Nel senso, sei un rappresentante che prende tutto quello che ha, non ascolta gli altri. No, no, cioè decidiamo tutti insieme. Da me vige il feudalesimo. Nel mio feudo il signore comanda. Poi ti devo passare una canzone che devi mettere che si chiama Nel mio feudo e ti do anche lo spezzo. Vige il feudalesimo. E non l'anarchia, per fortuna. No, scherzo. No, certo, ovvio. I tuoi compagni ti hanno fatto mai pentire di aver scelto di ricoprire la carica di rappresentante? No. Sì. No, detta seriamente sì, perché a volte mi pare di fare qualcosa e che tutti quanti la prendano nel modo contrario per cui io la intendevo. Quindi per partito preso è direttamente un no, hai fatto una cavolata o cose del genere. Però, magari sono io. Pro e contro di essere rappresentante. Però. No, pro e contro. Non puoi scegliere, devi fare entrambi. Lo so, è bello. Questo non è un pro e nemmeno un contro, è un dato di fatto. Andiamo, per favore. Pro e contro. Pro e contro di essere rappresentante. Vado io? Un pro... Contro. Ah, contro hai la responsabilità di tutto, nel senso che qualsiasi cosa tu faccia verrà sempre vista con un'occhiata sia positiva che negativa. E pro, senti di avere comunque più gestione in quello che fai e comunque da una parte da soddisfazione fare il rappresentante perché dici cavolo sto comunque aiutando tutta una classe e da una parte quando le cose vanno bene è soddisfacente. È contro che a volte cioè, ti danno tutte le cose a te, anche le minime cose, ti dicono fallo te perché però comunque come ha detto lui ti senti diciamo che devi rappresentare tutta la classe, quindi alla fine è anche un ruolo più importante. Diciamo. Leonardo, visto che stai in quinto, hai dei consigli per i prossimi rappresentanti? Allora, la cosa sarebbe... In generale, per i prossimi rappresentanti? Sì. Non aspettate che qualcuno faccia quello che dovete fare, nel senso, se aspettate sempre qualcun altro per fare qualsiasi lavoro, che sia avvisare un professore, organizzare qualcosa, qualsiasi cosa, in generale fatevelo da voi, perché nessuno si metterà a fare qualcosa per voi, e se non ci penserete direttamente voi, se non andrete voi direttamente a rompere le scatole. Dall'altra parte però è importante anche saper lavorare in gruppo. Perché alla fine di questo stiamo parlando. Martina, com'è stato questo tuo primo quadrimestre da rappresentante? Normale, alla fine abbiamo fatto tutto, non è che ci hanno scaricato tante cose i nostri compagni, quindi è stato leggero. Non ancora. Siete mai stati rappresentanti altre volte, tipo alle medie? Sì, io alle medie, in terza media. Ho sempre provato e non ce l'ho mai fatta, però quest'anno in particolare mi è andato bene.